Ciao a tutti ragazzi, bentornati, io sono la Fra e questo video sarà dedicato a Psycho Mantis. Vi ricordo che come sempre si tratterà di una mia interpretazione personale del personaggio e degli eventi della saga e che il filmato quindi conterrà spoiler anche su Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Psycho Mantis e la boss fight nella quale abbiamo dovuto affrontarlo hanno segnato una generazione di videogiochi. Questo personaggio è passato infatti alla storia grazie al suo aspetto inquietante e alle capacità psichiche con le quali riusciva a lasciare sbigottito tanto Snake quanto noi, giovani giocatori. Eppure, anche se spesso la sua figura viene citata proprio per le innovative e sorprendenti meccaniche del suo scontro, è un personaggio che vanta meravigliose storia e caratterizzazione. Già negli sketch che lo ritraevano prima dell'uscita di Metal Gear Solid 1, il suo design appariva molto particolare, decisamente unico all'interno del titolo. Vestito interamente in abiti scuri, di pelle, borchiati e con cinghie, in un disegno appariva persino con una classica pettinatura a cresta anni 70 e si avvicinava molto allo stile punk. Anche all'interno del titolo, poi, la sua figura manterrà un tono molto dark, che lo renderà più inquietante e insolito rispetto agli altri membri di Foxhound. Queste scelte estetiche riflettono sicuramente la sua personalità, segnata fin dalla nascita da un profondo trauma. Mantis, del quale non conosciamo l'identità se non il nome in codice, nacque in un villaggio della Russia negli anni 70. Le circostanze nelle quali era giunto alla vita erano però state segnate dalla tragicità. La madre, infatti, era morta dandolo alla luce. Solo pochi anni dopo, il piccolo scoprirà di possedere dei poteri mentali che gli consentivano di spostare oggetti tramite la telecinesi e di leggere il pensiero degli altri individui. Le origini di queste sue capacità non verranno mai approfondite, ma data l'evidenza della loro natura, questo personaggio è spesso considerato, insieme a Desorro, uno dei pochi esponenti della tematica del sovrannaturale all'interno della saga di Metal Gear Solid. Invece che un dono, questi suoi poteri divennero ben presto una vera e propria condanna. Come racconterà in Punto di morte a Snake, la prima persona alla quale lesse il pensiero fu quella più vicina a lui, ovvero suo padre. Nella sua mente non trovò però l'affetto e l'attaccamento che si aspettava e che probabilmente il padre gli dimostrava. Percepì invece un profondo odio nei suoi confronti, perché l'uomo non aveva mai smesso di incolpare il bambino della morte della madre. In preda al dolore e alla disperazione che trasse da questa esperienza di emozioni condivise, Mantis utilizzò la telecinesi per uccidere suo padre e dare fuoco all'intero villaggio. Unico sopravvissuto e brutalmente sfigurato dalle ustioni, rimase così senza una famiglia e senza una casa. Costretto a vagare per la Russia senza una meta, venne però notato proprio per le sue capacità uniche e successivamente utilizzato per delle sperimentazioni che probabilmente miravano a individuare la natura dei suoi poteri e al poter sfruttare quella fonte per la creazione di potenziali infallibili spie. Mantis con gli anni aveva affinato sempre di più la capacità di leggere nella mente e a utilizzare le forti emozioni che traeva da questa esperienza per potenziare la sua telecinesi. L'effetto era maggiore se per questo scopo utilizzava le emozioni negative, come l'odio, il rancore o la vendetta, delle quali aveva già avuto purtroppo molta esperienza. Nel 1984, quando avremo la possibilità di incontrarlo da bambino all'interno del titolo Metal Gear Solid V The Phantom Pain, sarà conosciuto in Russia come Tretri Rebenok, che nella lingua locale significa il terzo figlio, un soprannome che ci lascia intendere che probabilmente il piccolo non fu l'unico sventurato ad essere stato sottoposto a terribili esperimenti. Fortunatamente, proprio in quell'anno, Mantis avrà la possibilità di liberarsi dalla sua prigionia. Stava infatti per essere trasferito in una nuova struttura, probabilmente per subire altre torture, quando i suoi poteri intercettarono la mente appena risvegliata di Venom Snake. Quello sarà l'esatto momento nel quale la sua storyline si intreccerà profondamente con la narrazione di Metal Gear Solid. I forti sentimenti contrastanti che il soldato provò in quel momento si impadronirono del ragazzo, che perse il controllo di se stesso e causò addirittura la caduta dell'aereo al bordo del quale si trovava. Il piccolo avrà un design abbastanza diverso da quello con il quale lo avevamo conosciuto a Shadow Moses.
Si muoverà fluttuando nell'aria, tanto da non avere la necessità di indossare delle scarpe o delle protezioni ai piedi. La camicia di forza che lo imprigionava diverrà il suo unico abito, conferendogli un aspetto decisamente inquietante. La sua testa, poi, sarà ricoperta da lunghi capelli rossi, che probabilmente nasconderanno cicatrici frutto di anni di operazioni neurologiche. La maschera antigas, divenuta ormai simbolo del personaggio, che gli ricoprirà il volto, non avrà solo lo scopo di nascondere gli sfregi del fuoco che lo aveva avvolto quando era ancora in fasce, ma anche di schermare i pensieri delle persone a lui vicine. Com'è facilmente intuibile, lo stratagemma di indossare quel pezzo di plastica per prevenire le sue azioni violente ed incontrollate non avrà nessun effetto in giovane età. Se nel 2005, infatti, Mantis dimostrerà molto controllo dei suoi poteri, da ragazzino le sue capacità saranno più incontrollate e più difficili da placare. In tutto il gioco avremo infatti modo di assistere a diversi eventi che lo porteranno a perdere il controllo e stringere un importante ed intimo legame con alcuni personaggi grazie alla condivisione delle loro emozioni più profonde. Lo vedremo per esempio collegarsi telepaticamente a Venom Snake, ricolmo di desiderio di vendetta, a Skullface, con il quale condivideva una forte rabbia legata ad un'infanzia tragica, al giovane Lai, pieno di odio, e anche al piccolo Shabani, in punto di morte. Anche a Volgin, ormai in stato comatoso da anni, ma nel corpo del quale il desiderio di rivincita ardeva ancora. La forte connessione che strinse con quest'ultimo causò addirittura la creazione di una vera e propria creatura priva di vita e sospinta dalla sua potente telecinesi, l'Uomo di Fuoco. Allo stesso modo, la vicinanza con Skullface e la loro connessione lo portò ad accumulare talmente tanto potere da riuscire a muovere il Metal Gear Sylanthropus, altrimenti ridotto ad inutile carcassa. Un particolare molto interessante è il fatto che a seconda della persona con la quale Mantis si legherà, vi sarà un piccolo dettaglio aggiunto nella sua estetica che ci aiuterà a coglierlo durante le cutscene. Negli anni successivi, dopo aver fatto ritorno in Russia, venne assunto dal KGB e seguì quindi la stessa sorte che era toccata ad un altro soldato speciale russo, De Sorro, ovvero impiegare le proprie capacità nello spionaggio. All'interno della polizia segreta gli verrà insegnato ad acquisire maggiore controllo e dimestichezza delle sue capacità e seguirà poi un corso speciale di istruzione. Liberarsi della sua parte di personalità che veniva facilmente soggiogata dalle emozioni altrui non fu però facile. A seguito dei trattamenti che per anni aveva subito e della sua personalità che continuamente si divideva fra le sue emozioni e quella degli altri, Mantis creò un suo alter ego mentale, denominato il Parassita. Questo doveva avere lo scopo di proteggere se stesso dalla totale soggiogazione, ma in realtà gli spezzò per sempre la personalità, causandogli dei disturbi accostabili a quelli di alcune malattie mentali note, come la schizofrenia. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, Mantis si trasferì in America, dove continuò a lavorare con i suoi poteri, ma questa volta all'interno dell'FBI. Qui iniziò una carriera molto promettente all'interno del Dipartimento di Investigazione, ma ben presto cadde di nuovo vittima della sua mente. Mentre penetrava nel pensiero di un serial killer, quest'ultimo pervase la sua già fragile mente, della quale Mantis perse il controllo. Quello che conosceremo all'interno di Metal Gear Solid 1 sarà quindi uno Psycho Mantis già parzialmente privato della sua identità e diviso fra i suoi ricordi e quelli dell'assassino. Dopo questo evento, l'agente divenne una spia indipendente e poco prima del 2005 si unì a Foxhound, dove rincontrò Liquid Snake. Nell'operazione terroristica che la squadra portò avanti in quei giorni, a Mantis vennero affidati importanti compiti. Non solo avrebbe dovuto interrogare Anderson e Becker, ma anche mantenere un controllo mentale sull'intera squadra di soldati genetici. È evidente quindi quanto il suo potere avesse ormai raggiunto un livello straordinario e quanto, nonostante tutto, avesse imparato a destreggiarlo. Ciò che ha reso Mantis famoso anche tra i non appassionati della saga è il fatto che la sua capacità di lettura del pensiero verrà trasposta in alcune meccaniche di gameplay innovative e decisamente sorprendenti per l'epoca. Durante la boss fight, Mantis leggerà i nostri dati di gioco, commentando i nostri progressi, i successi o i fallimenti. Inoltre, attingerà la memoria della nostra PlayStation commentando gli altri titoli da noi completati.
Oltre a tutto questo, semplici trucchi come oscurare lo schermo a comando o muovere il controller facendolo vibrare acquistavano un inquietante significato. Anche lo stratagemma che era necessario utilizzare per completare lo scontro, ovvero cambiare la porta del controller, era una meccanica interessante e che nella sua semplicità rompeva la quarta parete in maniera geniale. Il personaggio aveva conquistato velocemente il pubblico, soprattutto grazie alla diretta interazione che esisteva tra lui ed il giocatore, e per questo verrà riutilizzato. Anche Kojima stesso lo nominerà più volte quando gli verrà chiesto in alcune interviste di rivelare i suoi personaggi più amati o i suoi scontri preferiti all'interno della saga. Per questi motivi avremo la possibilità di rivederlo in Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Oltre ad esserci in quel capitolo una diretta citazione al suo personaggio, così come ad ogni altro membro della Foxhound all'interno dell'unità Beauty and the Beast, Mantis avrà un piccolo cameo, incentrato più che su una reale motivazione di trama, ad un ultimo saluto al giocatore ed un'altra dimostrazione delle sue abilità. Nonostante la padronanza delle sue capacità, ciò che l'aveva caratterizzato in giovane età, ovvero la totale soggiogazione mentale e reciproca con alcuni individui, che lo portava quindi ad essere più una vittima che un reale artefice, verrà anche in questo capitolo approfondita. Ci saranno diversi casi, infatti, nei quali Mantis tenterà di penetrare la mente di alcuni personaggi, aprendo però involontariamente, a sua volta, la propria. Ne è un esempio la scena nella quale Mantis leggeva la mente a Meryl. Durante il loro collegamento psichico, la ragazza era infatti riuscita ad ottenere delle preziose informazioni delle quali l'agente era al corrente. Allo stesso modo, Solid Snake riuscirà a scrutare nei suoi ricordi e rivivere un vero e proprio flashback. Questa particolarità rende molto interessanti i suoi poteri e li trasforma in una vera e propria arma a doppio taglio. La sua lettura della mente non sarà mai infatti un'azione unilaterale, ma una vera e propria esperienza temporanea di condivisione. Le emozioni che coglierà nelle persone saranno per la maggior parte delle volte però sì presenti nelle loro menti, ma spesso a livello inconscio o represso e inserite all'interno di uno svariato contesto emotivo. Lui le percepirà però terribilmente amplificate e non riuscirà a reprimerle. Proprio questa sarà l'origine della sua stessa condanna e delle terribili sofferenze che lo porteranno con il tempo addirittura ad arrivare ad odiare il genere umano e considerarlo ostile. Questa rabbia accumulata giustifica anche la sua inaspettata azione nel 1984, quando consegnò il ceppo di parassiti al giovane Liquid Snake, probabilmente nella speranza che lo utilizzasse per compiere una strage. La sua stessa partecipazione all'attentato terroristico in Alaska nel 2005 sarà poi, come lui stesso terrà a sottolineare, un disperato tentativo di nuocere un numero di persone maggiore possibile. Questa visione estremamente negativa ed ostile dell'esistenza è però comprensibile se si considera il suo background. Il ragazzo era stato condannato per tutta la vita a condividere e percepire i pensieri e i desideri più nascosti e profondi del genere umano, anche quelli che a volte non andrebbero fatti affiorare. È interessante infatti notare come Mantis tendesse a cogliere solo le percezioni più negative o ataviche nelle menti delle sue vittime. In Meryl, per esempio, interpreterà l'affetto verso Snake come una pulsione puramente fisica e sessuale, ed in Solid, invece, leggerà il grande dissidio causato dall'uccisione del padre solo come una grande spietatezza. Scavando sempre più a fondo, giungerà infine a cogliere in ogni essere vivente lo stesso pensiero e lo stesso desiderio ancestrale, quello di riprodursi e di trasmettere i propri geni. Una visione che lo disgusterà. Oltre ad essere un personaggio innovativo e totalmente fuori dagli schemi, Mantis rappresenta infatti una delle tematiche più care a Kojima e maggiormente sottolineata all'interno di Metal Gear Solid, ovvero il contrasto che esiste tra genetica e libero arbitrio. A causa dei suoi poteri, Mantis aveva sempre scrutato un lato dell'essere umano legato all'egoismo e alla pura conservazione e si era convinto che quella fosse la vera essenza dell'umanità. Trovo che il messaggio che si cela dietro la sua iconica figura inquietante, atroce e perversa riveli in realtà quanto Mantis fosse rimasto vittima di se stesso e non avesse mai compreso, paradossalmente visto le sue capacità, la natura umana. Quello che il gioco cerca di trasmettere, ma che Mantis non riuscirà mai a comprendere se non forse in punto di morte, è proprio il fatto che i nostri desideri più profondi ed atavici non sono necessariamente quelli che guidano le nostre azioni.